l'All-YY Studine è appena andata in finale di Coppa Italia di basket di Serie 2 battendo Ravenna in una partita senza storia. Il presidente Alessandro Pedone, presidente della Federbasket regionale, Giovanni Adami, che non è venuto qua per caso, ha portato bene. C'è anche la squadra di Cividale in finale in B, una giornata trionfale, forse già oggi ma anche domani. Presidente, non c'è stata partita oggi? No, francamente non c'è stata partita. Comunque un grandissimo complimenti a Ravenna, che ha messo tutto quello che poteva in campo. Io credo che ieri abbiamo dato molto e quindi oggi magari erano un po' più sulle gambe. Ho salutato Gazzotti facendo i complimenti alla sua squadra. Mi ha confidato che forse sotto sotto domani tifferà per noi, ma detto questo tifferà per noi tutta la nostra città, che si ritrova in finale per il secondo anno di seguito di Coppa, e speriamo con tutti noi stessi che possa essere l'annata giusta. Noi ce la metteremo tutta contro le avversità, contro le febbri, contro le influenze e contro tutto, ma insomma io credo che la squadra anche oggi abbia dimostrato di avere una difesa solidissima su cui poi si fonda tutto il nostro gioco. Allora, Vittorio Nobile. Vittorio Nobile, Giulianissimo. Non vorrei essere in bollicioli sulla scelta di chi domani sarà in rotazione in tribuna. Presidente, non faccia il Berlusconi. Allora, Adami, sciarpa bianconera. Giornata trionfale, ovviamente. Questa partita, ha detto giustamente il presidente, è stata messa in ghiacciaio immediatamente, già all'intervallo. Loro avevano speso tantissimo ieri, sappiamo che è una squadra un po' rabberciata, ma comunque le partite vanno vinte e la squadra di Bollicioli l'ha messo in chiaro fin dall'inizio. Adesso c'è da giocare una finale domani. Ho già detto al presidente, prima di fare questa intervista, cosa penso, che può entrare nella storia per un motivo molto preciso. Tocchiamo ferro, tocchiamo tutto quello che c'è da toccare, aspettiamo domani, sarà una gran finale, una gran partita. Allora, ci sono due coppe friulane in palio, cioè due friulani giocano due coppe. Il Covid, gli spalasport chiusi, i campionati fermi, direi che è un bel segnale di ripartenza questo, no? Ricordiamo che la Dels è arrivata in finale nel femminile, che l'Allianz è arrivata alle Final Eight il maschile, quindi la nostra regione non si è mai fermata, ha combattuto contro questo nemico strisciante, interno, viscido, e si merita, credo, tutto questo. Ma c'è anche un campionato per Udine, se ci fosse un derby in Serie A? No. Adesso no, pensiamo a domani, pensiamo a portare a casa le coppe. Bene. Le ho fatto per lui. Ah, scusa, posso? Ci tengo a vedere questa. C'è una chicca. C'è una chicca. La felpa che mise, ce la siamo fatta stampare, la mise Steve Nash nel 2003 in occasione dell'ingresso degli Stati Uniti in Iraq. Alcuni la chiamano invasione, altri no, ma non faccio politica. E quindi è un messaggio contro la guerra in assoluto, che è tipico, che noi vogliamo dare e che verrà messo sui sopramaglia delle squadre maschili e femminili a partire dal prossimo weekend. Ancora doppi complimenti. Grazie. Grazie a voi.